Gentili telespettatori, buon pomeriggio, collegati in diretta con il campo, il centro sportivo Pietro Pisani, per l'incontro valevole per la 12ª giornata del campionato allievi regionale. Di fronte la squadra del Calcio Sicilia, vedete in maglia nera e riporti grafici in rosa, dalla parte opposta in completa tenuta viola la formazione della nero-azzurra. C'è lo scambio dei saluti come consuetudine nei preliminari e poi si darà via a questo inizio di partita, che sarà piuttosto inedito, perché all'inizio la partita si fermerà per qualche secondo per ricordare un genitore, per la precisione il padre di un giocatore della formazione nero-azzurra che è deceduto prematuramente. Intanto si sono ormai consumati i preliminari di questa partita. Calcio Sicilia che secondo in classifica nel proprio girone, quello B, dietro la capolista CEI, reduce da due successi consecutivi la formazione che vedete appunto in maglia nera, soprattutto due giornate fa contro il CEI capolista, una partita veramente al fulmicotone, con grandissima tensione agonistica, che si è conclusa poi con la vittoria della formazione del Calcio Sicilia con il punteggio di 3-2. Tutto è pronto per dare il calcio d'inizio, vi do le formazioni delle due squadre. Il Calcio Sicilia che presenta il consueto 4-3-3 di mister Pippo D'Angelo, con Di Paola in porta, la difesa da destra con Mirabella Loverso Seita Guagliata, quindi a centrocampo la Vardera, Di Maggio, Mustacciolo e poi il tridente fu composto da Sicilia, Culotta e Serio. Risponde la formazione nerazzurra che ha come presidente una figura prestigiosa e nota del calcio palermitano, Ciccio Galeotto, che ha indossato la maglia rosanero per poi militare anche in altre formazioni di Serie A come per esempio il Treviso. E intanto palla che viene messa appositamente fuori e squadre che restano ferme al centro del campo nei propri posti per ricordare appunto il papà del numero 8 della formazione in maglia viola. Si tratta di Labua, che è prematuramente scomparso, ragazzo che in questo momento è inquadrato proprio alla vostra estrema sinistra con il capo chino. Per lui chiaramente sarà un momento di particolare commozione, appunto quello del ricordo del padre che è appena deceduto, e tra poco il gioco riprenderà per questa partita con gli applausi che sottolineano ovviamente il cordoglio per il giocatore. Intanto è proprio la formazione nerazzurra che manovra il pallone, azione che viene interrotta dal Calcio Sicilia con poi un recupero in estremista parte di Tripi, uno dei due centrali della formazione della nero-azzurra, che adesso è in avanti sulla destra con un lancio che era per Abbate, pallone che termina fuori in fallo laterale, rimessa che è stata già effettuata, pallone alzato a campanile, il colpo di testa da parte di D'Amico e palla che poi termina in fallo laterale per la rimessa del Calcio Sicilia con Loverso che alleggerisce dietro il portiere Di Paola, che deve evitare l'aggressione di Busalacchi per poi lanciare a centrocampo. Ha iniziato con atteggiamento particolarmente aggressivo la formazione del nerazzurro, adesso ancora un appoggio piuttosto a rischio da parte questa volta di Seidita, il capitano della formazione in maglia rosanero, e subito che si è dato si capovolge la situazione dove il pallone viene controllato da Nawanage,
giocatore di colore della formazione ospite, e calcio di punizione assegnato dal direttore di gara che sta per essere battuto dalla squadra che è coordinata in panchina dal signor Sergio Sutera, il tecnico della formazione nerazzurra. Intanto il colpo di testa di Mirabella con pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani, la Bua che tocca palla a sinistra verso il terzino Esposito, poi Naguanage che lancia in profondità ma non c'è nessuno pronto a raccogliere questo suggerimento, e pallone che termina oltre la linea di fondo con il portiere Di Paola che si appresta alla rimessa in gioco. Sono tre i minuti di gioco del primo tempo. Ricordo che in questa categoria si gioca al meglio dei 40 minuti più ovviamente l'eventuale recupero, mentre intanto c'è Serio sulla sinistra che si butta a capofitto in avanti, l'intercetto, la palla che termina fuori, si riprenderà a giocare con una rimessa del portiere Noto. Che poi lascia l'incarico a Tripi, lungo passaggio, bello l'arresto da parte di Abate che poi serve con un lungo linea D'Amico. La rimessa è del Calcio Sicilia, pallone che viene controllato dalla Verdera indietro verso Sedita, quindi alleggerimento verso il portiere Di Paola e poi un po' in affanno la retroguardia con Loverso costretto a spedire il pallone in fallo laterale per la rimessa della Nerazzurra, che ha iniziato meglio questa partita rispetto al Calcio Sicilia. Adesso c'è un pallone recuperato in extremis, ottimo l'intervento di Serio che fa carambolare la palla su D'Amico e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in favore del Calcio Sicilia. Se ne occupa l'esterno sinistro Guagliata, pallone recuperato dalla Bua, poi al centrocampo lottano Mustacciolo e Tripi, alla meglio il rosanero, ma ancora la Bua con buon controllo di palla, ferma, serve verso Busalacchi, l'apertura è sulla destra per D'Amico, anzi Abate, ancora Abate cerca di far proseguire verso D'Amico, poi il pallone verso Tripi, il traversone che sfila davanti a Di Paolo senza che nessuno sia pronto a mettere la zampata decisiva. E comunque questa è la prima annotazione di palla gol in favore della formazione nero-azzurra al quinto minuto di gioco. Tra l'altro una bella azione imbastita a centrocampo da Abate e D'Amico per il cross poi di Tripi che ha attraversato tutto lo specchio della porta senza che nessuno riuscisse poi ad effettuare la deviazione vincente. Parte la retrovia con un lungo lancio la formazione nero-azzurra si combatte con una sorta di ping pong a centrocampo, poi alla fine il pallone viene riconquistato dalla squadra ospite che si porta in avanti con il terzino sinistro Sposito. Recupera ancora il calcio di Sicilia che può proiettare la partita con la Verdera che apre per Serio sulla sinistra, entra in aria, punta l'avversario, uno contro uno, lo supera, poi si allarga, la palla comunque viene riconquistata ancora dalla Verdera con, sull'estremo settore sinistro per il traversone di Guagliata, pallone che è facile preda dei centrali della squadra ospite, recuperata al volo dalla Verdera. E dalla parte opposta è Alesi che controlla palla, poi verso D'Amico, Abate, termina giù, è irregolare la trattenuta nei confronti del giocatore numero 11, tra l'altro scontro tra pari numero Serio e Abate, e quindi questo calcio di punizione sarà Esposito, il mancino, ad occuparsi di battere questo calcio di punizione. Si sta confezionando
la barriera del calcio Sicilia con tre giocatori che vanno a contrastare. Si tratta di Lavardera, poi c'è Culotta e Di Maggio, tutto pronto per battere questo calcio di punizione. Dalla zona mancina va Sposito a battere il calcio di punizione, giocatori schierati al limite dell'area, pallone all'interno dell'area e la palla termina direttamente in gol senza che nessuno tocchi il pallone. Si era avventato sulla palla il numero 10 D'Amico, ma non c'è stato bisogno, il pallone colpito a giro che ha scavalcato la barriera è terminato direttamente in rete. Non sappiamo se il compagno abbia lasciato la palla o l'abbia mancata sotto porta, comunque annotiamo il gol che è stato realizzato all'ottavo minuto di gioco da Sposito, il terzino sinistro della formazione nerazzurra. Subito la furente reazione del calcio Sicilia, che non si aspettava questo inizio bruciante della squadra ospite, con Di Maggio che ha un buon controllo di palla, avanza palla al piede, ancora Di Maggio al limite dell'area, punta l'avversario, poi c'è un rimpallo che gli è però sfavorevole e quindi il gioco riprenderà con la rimessa del portiere Noto. Recuperato un pallone da Serio che poi scarica verso Mustacciolo, che però non si avvede, e subito la replica della nerazzurra con Busalacchi che però viene servito in modo impreciso, quindi palla che termina fuori. La rimessa con le mani, se ne incarica Mirabella, guadagna qualche metro la squadra di D'Angelo, che adesso sempre con Mirabella che serve il pallone in avanti, l'apertura indirizzata a Serio, c'è un fallo di mano ravvisato dal direttore di gara, è stato Celesia a commettere, quindi potrà sovrabbattuto il calcio di punizione con un traversone da sinistra, pallone all'interno dell'area, non riesce a trovare la battuta il calcio Sicilia e poi spazza l'area la formazione del tecnico Sutera con palla che termina in fallo laterale, ripresa con le mani indirizzata verso Culotta, poi ha recuperato Mustacciolo che mantiene possesso di palla, vince un duello ma subito si capovolge la situazione con il portiere Di Paola costretto ad uscire fuori dall'area di rigore, mentre dalla parte opposta pallone che viene controllato dalla retroguardia nero azzurra. Ed è il solito D'Amico, giocatore tecnicamente molto dotato, che costringe il suo dirimpettaio a commettergli fallo, calcio di punizione che sta per essere battuto da Nawanage, il terzino destro della squadra ospite. Pallone colpito a spiovere all'interno dell'area, c'è un po' di confusione, poi la palla dopo una serie di carambole finisce per terminare la sua corsa oltre la linea di fondo. Al dodicesimo minuto di gioco del primo tempo il punteggio, come vedete anche dalla grafica, è di 1-0 in favore della nerazzurra. Il gol all'ottavo minuto di gioco direttamente su calcio di punizione marcato da Sposito. Protesta Di Maggio per questo fallo a suo giudizio non commesso, calcio di punizione battuto dal solito Nawanage che tocca corto il pallone per Sharab, palla che però poi viene sciabolata fuori, rimessa con le mani
e di Guagliata all'esterno sinistro, un cursore che ha fatto vedere, intanto perde palla in malo modo regalandola ad Abate, il traversone insidioso con pallone che deve sbrogliare all'interno dell'area Mirabella, un inizio decisamente a favore della squadra ospite che sta anche legittimando il vantaggio di un gol realizzato all'ottavo minuto da Sposito su calcio di punizione. Adesso ci sarà questo calcio d'angolo, se ne carica di batterlo Tripi, ne approfittano i centrali per portarsi in avanti, pallone che sta per spiovere sul secondo palo, il tocco di Sciarabba, la palla che resta lì e poi bravissimo Di Paola a buttarsi tra i piedi di Labuoglia, letteralmente sradicando il pallone dai piedi, e anche subito fallo l'estremo difensore rosanero, calcio di posizione quindi battuto dalla formazione di casa al 14° minuto di gioco della prima frazione, punteggio 1-0. Bisogna dire meritato per la formazione ospite che sta giocando con grande disinvoltura questa prima parte della partita e anche molta aggressività che ha messo un po' in difficoltà la manovra del calcio Sicilia. Calcio di posizione che sta per essere battuto tocco di Nawanace direttamente al limite d'area, c'è Abate per D'Amico, sbroglia la situazione in qualche maniera, lo verso Guagliata che evita che la palla finisca in out, poi la palla vi termina, ma l'ultimo tocco è stato proprio di Abate. Una serie di batti e ribatti a centrocampo, poi il colpo di testa è stato di Celesia che però commette fallo evidente nei confronti del numero 10 Mustacciolo, calcio di posizione che sta per essere battuto da Loverso. Una vicina la giocata, Paolo, facci il contro, Paolo! Lo scambio con Serio, poi perde palla inopinatamente perché ne approfitta D'Amico per buttarsi letteralmente come vito davanti, sempre l'avversario, ancora D'Amico, pallone al limite dell'area, possibilità della conclusione con che non riesce, poi ancora al limite dell'area Labua, un pallone che non impensierisce, Labua non è riuscito a tirare, forse anche sporcato nel tentativo di conclusione, è stata sicuramente una grande opportunità per la formazione dell'Azzurra, per un pallone perso a centrocampo, poteva essere un pallone sanguinoso, ma per fortuna in qualche modo il calcio Sicilia è riuscito a rimediare poi alla fine, dopo che D'Amico aveva fatto un'ottima cosa liberandosi e servendo Labua, la cui conclusione, ripeto, smorzata, non ha impensierito il portiere Di Paolo. Tutto questo al 16° minuto di gioco. Tutta al volo questa azione con Culotta che ancora non si è visto nel vivo del gioco. Buono il controllo della formazione nerazzurra. Sposito l'autore del gol, va via sulla sinistra con poi il controllo a parte di Alesi. Ha riconquistato con Sciarabba. Pallone dentro nell'area di rigore, c'è un po' di confusione, termina a terra un giocatore del nerazzurra, poi la palla termina fuori. E Sciarabba, numero 4, che si incarica di servire il pallone direttamente verso Abate. Ha recuperato da Di Maggio, il pallone verso Culotta che si fa anticipare all'intervento di Celesia, poi c'è un impatto durissimo
tra Culotta e Labua. Resta a terra il giocatore della squadra ospite. L'arbitro assegna il calcio di punizione, ma non estrae, non prende alcun provvedimento nei confronti del giocatore del Calcio Sicilia che ha commesso questo fallo, quindi si riprenderà a giocare con un calcio di punizione in favore della squadra allenata dal tecnico Sutera. Si rialza la Bua che va poi a farsi assistere dai sanitari ai bordi del campo, mentre la Nerazzurra batterà questo calcio di punizione con Nawanage. È lui designato di battere questi calci di punizione con delle parabole lunghissime. Pallone che spiove direttamente in area, c'è un errore, poi la palla che termina fuori di pochissimo, un malinteso veramente azzardato tra Di Paola e Loverso, ha permesso ad Amico una conclusione sforbiciata, palla che è terminata di pochissimo alla sinistra del palo, occasionissima, vedete appunto la conclusione per un soffio fuori quando ormai il portiere Di Paola era uscito, ripeto, non ha trattenuto un malinteso con il suo compagno di reparto, stava per approfittarne con la zampata d'Amico, palla che è terminata fuori, ma in questo momento è la formazione nero-azzurra che oltre al gol da recriminare per un paio di ghiotte occasioni, ricordiamo quella di Labua poco fa dal limite dell'area, ma soprattutto questa conclusione in sforbiciata di D'Amico che ha lambito a portiere battuto il palo di sinistra, che avete avuto modo anche di riapprezzare al rallenti, mentre intanto Abate sulla sinistra si destreggia, poi si inserisce di mano, alla fine Sharab mette palla in out, rimessa con le mani per il Calcio Sicilia che patisce molto il pressing. Adesso c'è D'Amico, D'Amico che avanza, palla al piede, si libera ancora D'Amico, dentro per Abate, si intromette questa volta con tempismo Mustacciolo che interrompe l'azione e guadagna questo calcio di punizione che al 21° minuto viene battuto con questa lunghissima sciabolata verso Di Maggio. Poi alla fine mette tutti a tacere il portiere Noto, riagguantando il pallone, portiere Noto che non è stato fino adesso mai impegnato dagli avanti del Calcio Sicilia, un po' in ombra in questa prima fase della partita. Intanto un errore, attenzione per Busolacchi, Busolacchi, la conclusione, c'è il raddoppio e c'è il raddoppio della Nerazzurra. Busolacchi ancora pescato tutto solo, sbagliano del fare il fuorigioco e viene saltato Loverso e poi nel rimpallo favorisce appunto il numero 9, palla che termina in rete per il 2-0 della formazione ospite che dopo 22 minuti di gioco si ritrova in vantaggio di due gol un po' inaspettatamente, tenuto conto che si tratta della seconda della classe, ma dobbiamo dire in tutta onestà assolutamente in modo meritato per la squadra allenata da Sutera che non ha fino adesso assolutamente rubato nulla. Quindi riepiloghiamo i due gol realizzati da Sposito su calcio di punizione all'ottavo minuto direttamente su tiro piazzato che ha attraversato tutta l'area beffando la difesa rosanero, e il secondo gol su uno svarione difensivo, un buco da parte di un giocatore del Calcio Sicilia che ha messo Busolacchi davanti a Di Paola, è uscito a valanga il portiere
Nerazzurro e Rosanero, che è riuscito a toccare palla, ma il rimpallo lo ha sfavorito perché la palla è carambolata di nuovo sul centravanti, che comunque che è riuscito quindi a mettere in rete. Adesso l'onnipresente Abate svaria, mette in difficoltà la retroguardia, poi scambia con D'Amico, ancora D'Amico all'interno dell'area, cerca spazio, riesce ad alzare un pallone a campanile, poi l'intervento dell'arbitro, c'è un fallo commesso all'interno dell'area, calcio quindi di punizione in favore del Calcio Sicilia, praticamente una partita ad handicap quella della squadra di casa, che si ritrova sotto di due gol. Pallone smistato per Serio, poi per Di Maggio, si inserisce Guagliata a sinistra, riceve palla Guagliata, pronto alla traversone che parte, rimpallato da Sciarabba, palla che termina fuori, sempre pronti a chiudere, a scalare con tempismo i difensori della formazione nero-azzurra. E adesso c'è un calcio di punizione per la squadra di casa, che andrà a battere Di Maggio. La barriera striminzita formata dalla nerazzurra, Di Maggio se ne incarica, pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore, costretta a rincorrere il calcio Sicilia, tutto pronto per battere questo calcio di punizione con il destro scodellato molto largo dalla parte dove Sicilia non può raggiungere il pallone, che finisce la sua corsa fuori per una rimessa laterale in favore della squadra ospite. Primo tempo per adesso Scialbo, Guagliata ruba un bel pallone, avanza per la piede, ancora Guagliata, poi effettua un traversone che viene rimpallato, avrebbe potuto aprire il pallone a sinistra, conquistato ancora dall'esterno. Cerca di stringere i tempi la squadra di casa, che si ritrova sotto i due gol, mentre intanto Alesi va via con eleganza a sinistra, guadagna una rimessa laterale che sta per essere battuta, cerca un compagno a cui servire la palla, non riesce a individuarla, alla fine verso Tripi, pallone comunque riconquistato, poi Tripi scodella un pallone che di fatto diventa un tiro, che termina la sua corsa nettamente lontano dai pali della porta da Di Paola, superato due volte, prima da un calcio di posizione di Sposi e poi da un'azione anche un po' rocambolesca con un rimpallo tra il centravanti Busalacchi e lo stesso Di Paola, e palla che è finito poi per terminare la sua corsa in rete, fissando sul 2-0 il risultato per il Calcio Sicilia. Sicuramente soffrono il pressing che viene operato con regolarità e con determinazione dalla squadra ospite, che in pratica riesce a spegnere sul nascere le impostazioni delle azioni. Intanto c'è un liscio pericolosissimo da parte di Lavardera, che poi rimedia alzando un pallone a campanile fermato da Alesi, ma la palla aveva oltrepassato la linea bianca. Intanto è già tempo di sostituzione, sta per entrare quello che è stato un po' il protagonista dell'ultima partita in casa, l'ultimo successo del Calcio Sicilia, la Barbera, che è entrato in campo
con un gol ha sbloccato l'ultima partita casalinga della formazione di casa, che adesso cerca di andare in avanti. È pronto sul cubo del cambio il numero 17, Mirko La Barbera, che va a sostituire il numero 11 Serio, quindi non vedremo più Serio, ma al suo posto La Barbera. In effetti hanno iniziato un po' sottotono tutti e tre i componenti dell'avanguardia del calcio Sicilia. Adesso Culotta gestisce palla, termina giù, ha subito fallo, calcio di punizione in favore del calcio Sicilia, che cerca quantomeno di trovare il gol dell'1-2 che riaprirebbe la contesa, nell'ottica ovviamente di un secondo tempo che quindi si preannuncerebbe particolarmente ad alta tensione. Intanto calcio di punizione che sta per essere battuto. Accanto alla palla c'è proprio il neoentrato La Barbera, che poi lascia invece l'incarico a Guagliata. Sarà quindi il mancino dell'esterno sinistro a scodellare questo pallone, anzi si tratta di Maggio, pallone che spiove ancora molto largo, poi pallone con la conclusione, palla che termina in gol, il gol che è stato segnato da Di Maggio. E rivediamo questa azione con pallone non controllato dal terzino Sposito, che l'ha lasciato rimbalzare, e Di Maggio sul traversone di prima intenzione, la battuta di esterno destro, nulla da fare per il portiere Noto, e quindi il calcio di Sicilia ha trovato al 29esimo minuto il gol dell'1-2 da parte del giocatore forse di maggiore levatura tecnica, Di Maggio, approfittando anche un po' di una indecisione della retroguardia nerazzurra. Partita comunque che si è formalmente riaperta sull'1-2 segnato da Di Maggio su un pallone scodellato da La Barbera, e comunque sarà veramente un caso e un portafortuna. La Barbera entra in campo così come è avvenuto già l'altra volta e riesce a dare una svolta, in questo caso come protagonista del calcio di punizione, mentre intanto chiaramente ringallozzito adesso il calcio Sicilia con Guagliata che spedisce questo pallone, esce Noto forse leggermente in ritardo, ma riesce lo stesso ad artigliare il pallone. Cerca adesso di reagire con D'Amico, affrontato da due avversari, il numero 10 termina a terra, tutto regolare, poi abbate, è uno scontro arroventato, poi l'arbitro decide di assegnare il calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Tripi, pallone che spiove direttamente tra le braccia, tra i guantoni di Di Paola, che poi spedisce per Di Maggio, l'autore del gol. Va Di Maggio come un pendolino sulla sinistra, ancora Di Maggio, si libera l'avversario, pronto al traversone, poi si allunga la palla. Aveva saltato il suo marcatore, ma poi si è allungato troppo il pallone per poter effettuare il traversone. Da Mussacciolo il pallone sull'estremo settore sinistro dove c'era Guagliata che si era proposta, ma la palla ha oltrepassato la linea bianca. 32 i minuti di gioco, 8 al termine di questo primo tempo. Primo tempo un po' ricco di gol perché inaspettatamente la formazione ospite
con un 1-2 di Sposito e poi di Busalacchi ha messo la partita decisamente a proprio favore. E difficoltà a parte del calcio di Cile a prenderne in mano le redini, ma inerzia che adesso sembra modificata dal gol di Di Maggio al 29esimo minuto, che ha permesso di accorciare le distanze alla squadra di Pippo D'Angelo. Intanto da Sharab il pallone per D'Amico, che cerca di combinare come sempre con Abate. La palla termina fuori, intervento arbitrale. Il numero 10 e il numero 11 della formazione nerazzurra si intendono alla perfezione ed è proprio dal lato destro della squadra nerazzurra che sono sviluppate le azioni più pericolose. Ma seguiamo questo calcio di punizione che sta per essere battuto alla sinistra del portiere di Pala, con il pallone che spiove molto largo, colpo di testa di Mirabella, pallone fuori, poi una sventagliata dal limite dell'area con palla che termina fuori non di molto. E rivediamo appunto questa conclusione che è stata di Alesi, palla terminata fuori. Ha riconquistato palla il calcio Sicilia, che va a destra con Sicilia, perde poi palla, attenzione a D'Amico che è giunto al limite dell'area, cerca spazio, poi viene chiuso in una tagliola tra Mirabella e Loverso, ma subito riconquistato la squadra ospite. Mette palla a terra Culotta, che cerca in un corridoio verso il neo entrato Mirabella, dalla parte opposta con eleganza Guagliata verso Mustacciolo, si libera di due avversari, ancora Guagliata, adesso sembra riuscire la squadra di casa a intanto c'è un brutto fallo da parte di Abate, viene chiesta l'ammonizione per il numero 11, ma il direttore di gara, che sta comunque arbitrando con una certa magnanimità, spiega anche il motivo di non voler penalizzare subito con il cartellino giallo, che forse comunque avrebbe meritato Abate. Calcio di punizione di un calcio di Cile che comunque sembra aver ritrovato una verve agonistica ed anche un fraseggio di gioco interessante. Il gol realizzato, ricordiamo, al 29esimo di maggio, che ha accorciato le distanze dopo la doppietta messa a segno dalla formazione nerazzurra, ha galvanizzato gli uomini di D'Angelo, che ovviamente stanno cercando ostinatamente il gol del pareggio, che scriverebbe tutta un'altra storia nel secondo tempo di questa partita. È salito intanto in cattedra Guagliata, che in questo momento credo che sia il migliore dei suoi. Intanto da Culotta per Di Maggio, la palla ancora per Culotta, che guadagna con furbizia un calcio d'angolo. È stato Navuanage a deviare la palla al di là all'head-out, già battuto il pallone per Mustacciolo, che si aspetta al traversone il colpo di testa di Tripi, pallone fuori recuperato da Di Maggio all'interno dell'area, aspetta l'uscita del portiere Noto, che agguanta il pallone. Ovviamente adesso il copione sembra abbastanza scontato, con il calcio Sicilia alla ricerca del pareggio e una formazione ospite che aspetta al varco per poi cercare di sfruttare gli spazi che si vengono a creare per innescare le ripartenze. Adesso l'apertura per il solito Abate, che però non può raggiungere questo pallone che è velocissimo. La rimessa già effettuata, spinta di Sharab ai danni di Di Maggio, si carica Mustacciolo di battere questo calcio di punizione.
Pallone per Di Maggio che mette palla a terra. Bella questa apertura sulla destra per Sicilia, pronto al traversone che parte ma va a recuperare Lesi, poi una rovesciata acrobatica da parte dello stesso Sicilia. C'è il forcing del calcio Sicilia con la Barbera. La Barbera si libera, effettua un traversone, pallone che era indirizzato a Culotta, anticipato in extremis molto bene dall'intervento di Tripi dalla parte opposta, deve risolvere la situazione intricata Sedita mettendo la palla in fallo laterale. Ultimi due minuti più recupero mentre a terra un giocatore di casa. Si tratta di Sedita, il capitano. Ci avviamo alla conclusione di questa prima frazione di gioco dell'incontro tra Calcio Sicilia e Nerazzurra Valevole per la 12ª giornata del campionato allievi regionali tra la seconda forza del campionato, il Calcio Sicilia, contro Nerazzurra che ricordiamo ancora una volta squadra che ha come patron Ciccio Galeotto, personaggio che per i palermitani non ha certo bisogno di presentazione, quello che è stato uno degli artefici dell'era della banda dei picciotti di Ignazio Arcoleo negli anni 95-96 con quel memorabile campionato che si concluse con il sesto posto per la squadra che era formata da un gran numero di palermitani, tra questi ricordiamo anche Vasari, Pisciotta, Campofranco, intanto si riparte dal portiere Di Paola verso Culotta che cerca un arresto di petto che non gli riesce. La palla poi viene messa in moto per la Barbera, la conclusione della Barbera, la parata di Noto che non trattiene e libera quindi la retroguardia nerazzurra, ma ormai è il Calcio Sicilia che sta decisamente facendo la partita, imponendo i dettami forse anche di una maggiore caratura tecnica, mentre intanto c'è la sostituzione, la prima sostituzione anche tra le file della squadra in maglia nerazzurra, entra il numero 14, si tratta di Tarantino. Che è entrato al posto proprio dell'autore del gol, del primo gol Sposito, quindi non vedremo più il numero 3 Sposito, al suo posto con il numero 14 Tarantino. Tarantino che tocca il suo primo pallone, poi la bua d'esterno, bella questa apertura per Alesi. Si libera un avversario Alesi, poi serve il pallone per Busalacchi all'interno dell'area, la conclusione di Busalacchi che viene intercettata in estremis e questa è un'occasione gol per la squadra ospite, tra l'altro su un bel fraseggio tra Alesi, poi Busalacchi, l'autore del secondo gol, pallone che spiove in aria, colpo di testa di Sicilia che regala il secondo calcio d'angolo quando siamo praticamente alla conclusione. Nabuanage cerca spazio per il traversone, si libera ancora Nabuanage, entra in area, poi pretende un po' troppo, avrebbe potuto crossare con calma. Intanto c'è la ripartenza con Sicilia sul quale si avventa in modo piuttosto duro, pesante. Intervento dell'arbitro, resta a terra il giocatore, ma
in coincidenza con il fischio finale di questo primo tempo che termina sul punteggio di 2-1 in favore della formazione azzurra, che ha decisamente iniziato meglio questa prima frazione di gioco, testimoniata anche dai due gol all'ottavo Sposio su calcio di punizione, poi il raddoppio di Busalacchi servito in un corridoio, ha beffato la retroguardia approfittando anche poi di un rimpallo con il portiere Di Paola per mettere dentro sul 2-0. Una leggera flessione, è venuto fuori il calcio Sigilia che ha trovato il gol con Di Maggio, traversone dalla sinistra molto largo per Di Maggio che è intervenuto e ha colpito di controbalzo il pallone con un destro veemente, pallone che è terminato alle spalle di Noto. 2-1, finale tutto di marca a rosanero, che però non ha sortito il frutto del gol per la squadra di casa. Un secondo tempo che si preannuncia particolarmente interessante, 2-1 al termine della prima frazione di gioco. Su filrouge.tv potrete seguire tra poco in diretta la cronaca dei secondi 40 minuti.
Giornata del campionato a livelli regionali tra Calcio Sicilia e Neroazzurra, al termine dei primi 45 minuti del punteggio di 2-1 in favore della squadra ospite, come vedete anche dalla grafica. È un primo tempo che è stato decisamente di marca nerazzurra per almeno 20-25 minuti, cioè in occasione del gol iniziale di Sposito, poi del raddoppio al 28esimo di Busalacchi, e poi c'è stata la reazione invece del Calcio Sicilia, che ha trovato al 29esimo il gol di Di Maggio, che ha accorciato le distanze. Intanto tutto è pronto per dare inizio a questi secondi 40 minuti che si preannunciano particolarmente infuocati, considerato appunto che il Calcio Sicilia ha concluso la partita in attacco. Calcio Sicilia che ha effettuato una sostituzione facendo uscire il numero 11 Serio, facendo entrare il numero 17 La Barbera. Proprio in occasione dell'ingresso della Barbera è scaturito il gol dell'1-2, mentre nella formazione allenata da Sutera è entrato il numero 14 Tarantino al posto del numero 3 Sposito. Intanto subito il Calcio Sicilia in avanti, azione che è stata interrotta dalla squadra ospite, che si porta in avanti con Tripi, scambia con Labù, ancora Tripi, poi lungo passaggio a cercare con precisione il pallone a sinistra per Alesi, lo mette a terra, punta Mirabello, ancora Alesi, cerca il si libera l'avversario, poi viene fermato con decisione dall'intervento di Sei Dita. Una palla che termina in fallo laterale, rimessa con le mani, già effettuata per la Bua all'interno dell'area, l'intervento è rovesciata da parte di Sei Dita, e poi è Di Maggio che non riesce a lanciare la Barbera, il recupero di Tarantino, pallone a seguire con un tocco di Sei Dita indietro verso il portiere Di Paola. Ecco Di Maggio con pallone servito verso la Vardera, che commette forse fallo, i due
si sono spintonati a vicenda. Il calcio di punizione viene assegnato al Calcio Sicilia, è stato per essere battuto da Mustacciolo. E approfitta la squadra di D'Angelo per portarsi in avanti e sentiamo appunto le grida del tecnico che chiama lo schema per la squadra. Pallone che spiove sul secondo palo, Culotta non riesce ancora, Culotta, ma intanto l'intervento del direttore di gara per una spinta commessa da Serio, quindi calcio di punizione in favore della squadra di Ciccio Galeotto. Intanto pallone sulla sinistra per Guagliata, cerca di liberarsi, l'intervento e il fallo è netto commesso da Sicilia ai danni di D'Amico. Calcio di posizione che viene battuto da Nawarange, il terzino destro. Il colpo di testa di Loverso, poi l'altro colpo di testa di Guagliata, ma pallone che viene riconquistato dalla Bua Alesi che fa la sponda per Tripi. La conclusione è completamente sbagliata, palla che termina fuori, ovviamente è attendistica la postura della squadra ospite che aspetta che il Calcio Sicilia si sbilanci per poi ripartire negli spazi. Calcio Sicilia costretto a recuperare i due gol iniziali parzialmente recuperati dal gol segnato da Di Maggio. Calcio di punizione battuto, pallone a spiovere all'interno, Sciarabba, colpo di testa, poi Mirabella ancora al limite dell'area, pallone che spiove, un po' di batti e ribatti con Loverso che è costretto a appoggiare dietro per il portiere di palo che si era spinto sino al limite dell'area per raccogliere questo pallone. Sono 4 i minuti di gioco della ripresa. Intanto Di Maggio mette palla a terra, poi ha commesso fallo di mano l'autore del gol del Calcio Sicilia, si riprende con un calcio di punizione in favore della formazione ospite. È Nawanange che va a battere questo calcio di punizione, questo lungo pallone al limite dell'area, colpo di testa di Loverso, poi Mirabella cerca di mettere palla a terra, alza questo pallone prolungato da Di Maggio, quindi la Bua verso Alesi, Tripi cerca di andare via, impatta però con un avversario, palla che termina fuori, l'ultimo a toccare è stato il giocatore in maglia nera azzurra. Rimessa per il Calcio Sicilia che sta cercando di stringere i tempi per trovare il pareggio. Da Di Maggio verso Mustacciolo, Mustacciolo cerca di far così, ancora Di Maggio che cambia gioco dalla parte opposta dove si inserisce Sicilia, ma l'uscita del portiere è noto che riesce ad intervenire anticipo, c'è stato anche un contatto che ha fatto scintille tra Noto e Sicilia. Poi da Guagliata il pallone per Lavardera, Di Maggio mette palla a terra, lungo linea a cercare Mirabella, la rimessa contesa, alla fine il direttore di gara decide di assegnarla alla formazione ospite. Sono 6 minuti di gioco della ripresa, 2-1 il punteggio. Il capitano Sedita lancia lungo, ma un pallone che nessuno può raggiungere, favorisce solo l'intervento del portiere ospite. È una fase un po' di stasi della partita. Colpo di tacco elegante da parte di Tripi per Alesi, restituisce la palla a Tripi,
che smista ancora, attenzione, entra in area, cross al centro, non c'è nessuno pronto a raccogliere la palla, che sfila via, era una ottima occasione per la squadra ospite, ma nessuno ha sfruttato il suggerimento al centro da parte di Alesi. Svirgola il portiere Di Paola. C'è una spinta galeotta di Tarantino ai danni di Lavardera, battuto il calcio di punizione a seguire per Culotta, colpo di testa al limite dell'area, grande confusione, alla fine interviene il direttore di gara che vede un gioco pericoloso, calcio di punizione a due che verrà battuto dalla Calcio Sicilia, accanto alla palla il numero 17 La Barbera, che è entrato nel primo tempo al posto di Serio. Nutrita la barriera della formazione nero-azzurra, tutto è pronto per battere questo calcio di punizione, la rincorsa di La Barbera, il suo destro che si perde però nettamente sopra la traversa. E così siamo al nono minuto di gioco con il punteggio che resta sempre sul 2-1 per la formazione allenata dal tecnico Sutera. Intanto un rimpallo favorisce il Calcio Sicilia che può effettuare la rimessa con Mirabella. Colpo di testa di Di Maggio che poi mette palla a terra, cerca nello spazio per Culotta, ancora Di Maggio, pallone conquistato dalla formazione ospite con Busalacchi che termina giù, è tutto regolare per il direttore di gara, quindi Lavardera, il rimpallo di Tarantino con palla che termina in fallo laterale, 10 minuti di gioco, 2-1. C'è un fallo commesso da Lavardera, calcio di punizione che sta per essere battuto dalla squadra ospite. Se ne incarica Nawanange, mentre sono quattro i giocatori nerazzurri, pallone che non raggiunge l'area, viene allontanato, poi Culotta apre per Di Maggio, ancora Culotta servito con questo lungo linea, cerca di andar via, fermato dall'intervento di Abate. Rimessa con le mani, ecco la bua. Mirabella subito di prima intenzione per Sicilia, lo scatto del numero 7 affrontato da Tripi, c'è la contesa, cerca di saltarlo ma Tripi riesce a fermarlo in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Calcio Sicilia, se ne incarica Mirabella. Ancora pallone allontanato in fallo laterale. Resta in attacco il Calcio Sicilia che sta cercando di trovare la chiave interpretativa per poter battere per la seconda volta la porta di Noto, che è capitolata solo in occasione del gol di Di Maggio. Indecisione da parte di Seidita che sta per favorire Busalacchi, alla fine riesce in qualche maniera a servire Di Paola, incertezza che poteva costare caro al Calcio Sicilia. Intanto subito di prima intenzione, bellissimo questo tocco mentre si fa vedere Alesi, poi c'è una
conclusione assolutamente velleitaria da parte di Abate, che non impensierisce l'estremo difensore rosanero. Ancora Tarantino, intervento di Loverso che spedisce la palla in out. Dodici minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Lunghissimo il rinvio del portiere Di Paola nella zona di Sicilia, poi l'anticipo di Navuanange, quindi un fallo netto commesso dai danni di Mustacciolo, calcio di punizione per il Calcio Sicilia che verrà battuto proprio nel centro del campo. Se ne incarica il capitano Seidita, lungo pallone a seguire all'interno dell'area, esce, non trattiene il portiere Noto che non aveva subito alcun fallo, preferisce mettere poi in out per consentire al portiere che era rimasto a terra e chiaramente non si poteva proseguire. Lo scontro tra l'altro era stato con un compagno di squadra, con il numero 2 Navuanange, ma chiaramente in caso di incidente al portiere non si può per regolamento più proseguire, bisogna interrompere il gioco. E così ha fatto il direttore di gara. Dopo una serie di batti e ribatti, rimessa con le mani in favore della formazione nerazzurra. Intanto l'ammonizione per il numero 4 di Maggio, l'autore del gol dell'1-2, primo ammonito della partita. Partita che è stata fino adesso sostanzialmente corretta, anche se accesa in alcuni scontri. Intanto Tarantino allontana palla. La rimessa con le mani è del numero 11 Abate, pallone al limite dell'area verso Alesi, Alesi cerca spazio, Alesi braccato, effettua un tiro che viene rimpallato, poi si inserisce anche Tripi, pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa con le mani, non è calcio d'angolo ma solo rimessa con le mani che sta per essere effettuata dalla formazione nero-azzurra. Sciarabba che poi fa partire questo spiovente. Da culotta il pallone verso la Barbera, l'apertura per Sicilia, l'intervento di Navuanange. Vediamo la decisione del direttore di gara, calcio di punizione dal limite e l'ammonizione per Navuanange, intervento diciamo molto deciso per non definirlo durissimo quello
del terzino destro della formazione ospite, che a sua volta è il primo ammonito. Sta per battere il calcio di punizione Guagliata. Grande confusione all'interno dell'area di rigore. Solo una mini barriera formata dalla formazione nerazzurra, con Guagliata che si appresta a far partire il mancino. Pallone che spiova all'interno dell'area, il colpo di testa di Tripi, pallone poi in rovesciata, tutto solo, ma la palla che era terminata fuori, ma colpita in posizione irregolare, fuori gioco netto, giusta la decisione arbitrale. E sono adesso 18 i minuti di gioco della ripresa. Controllo da parte del numero 10 Mustacciolo. Ha recuperato palla la Bua, ma in estremis Culotta riesce a toccare dietro la palla. Adesso comincia ad affiorare un po' di stanchezza tra le file delle due squadre, mentre è pronto ad entrare sul cubo del cambio il numero 13, si tratta di Dicara, che riceve le ultime istruzioni dal tecnico D'Angelo in questo finale che si preannuncia particolarmente arroventato. Il tocco da parte di Lavardera, il rimpallo, la palla che termina in fallo laterale. Ripresa con le mani già effettuata, lo scambio, il cross rasoterra fermato in area. Ormai il copione della partita è abbastanza chiaro, intanto c'è un contropiede con un ottimo stacco di testa di Loverso, che pressato a Busalacchi riesce a servire Di Paola, il cui rinvio non è precisissimo, palla che termina in fallo laterale. Dicevo, copione ormai abbastanza scontato con il calcio Sicilia, che adesso fa entrare Di Cara al posto del numero 10 Mustacciolo, quindi non vedremo più il 10 Mustacciolo, al suo posto il numero 13 Di Cara, il secondo. Da Di Maggio il pallone per Guagliata. Prova che termina in fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata. Lo scontro proprio del neo entrato Di Cara con pallone che termina fuori. Adesso cerca di sviluppare la manovra la formazione con questo bel lancio di Alesi, millimetrica la posizione di fuorigioco
da parte di Busalacchi, che viene contestata dallo staff della Nerazzurra, che riteneva regolare il numero 9. Era stato bello il passaggio filtrante di Alesi per Busalacchi. Intanto la replica del calcio Sicilia con Culotta, Culotta ancora, termina a terra, si rialza, poi la palla con questa apertura sulla destra per Sicilia, non riesce a trovare sbocchi la squadra di D'Angelo. Ancora passaggio, limite dell'area, da Guagliata, il pallone prolungato recuperato dalla Nerazzurra con Tripi, si libera di Dicara, ancora Tripi, tira il pallone, carambola, calcio d'angolo che sta per essere battuto alla sinistra della porta, difesa di Paola, mentre intanto è pronta un'altra sostituzione che verrà effettuata, però no, ecco, viene effettuata adesso, è uscito il numero 9 Busalacchi e al suo posto Franco, tutte e due, giusto, entra il numero 13, si tratta di Fiorito, quindi vedremo Fiorito con il numero 13 al posto di Busalacchi, mentre sta per partire il calcio d'angolo, pallone che spiove, colpo di testa di Loverso, limite dell'area, la conclusione di Alesi di sinistro, pallone colpito di controbalzo sopra i pali della porta di Di Paola, che non è stato mai impegnato in questo secondo tempo, come d'altra parte il suo collega, partita che soprattutto si è sviluppata a centrocampo con poca linearità. Intanto Guagliata che cerca di forza di andare via al neoentrato, lo scontro, ha rubato palla, si capovolge la situazione con Fiorito, entra in area, poi però non riesce ad appoggiare la palla, questa volta la situazione di ripartenza è a favore con Dicara, la conclusione di Dicara e c'è il grandissimo gol proprio del neoentrato Dicara, che va a raccogliere un entusiasmo incontenibile e c'è il pareggio che viene raccolto al 24esimo del secondo tempo, un eurogol di Dicara che con pallone, lo vedete dalla replica, che è stato deviato ma non trattenuto, guardate la progressione, poi il destro micidiale di Dicara, l'incrocio dei pali, riesce a toccare Noto ma non ad allungare la traiettoria della palla per sospingere il pallone in calcio d'angolo. E così al 24esimo della ripresa, quando mancano al termine 15 minuti più recupero, e vediamo che c'è la soluzione dell'estremo difensore, entra il numero 12, si tratta di Leone, ovviamente una situazione che non ha nulla a che vedere col gol preso, perché ricordiamo che lo spirito di questi campionati è quello di far giocare tutti. Ovviamente adesso il calcio di Gila ha coronato la sua rincorsa con il pareggio raggiunto e quindi partita che si riapre anche per quanto concerne il verdetto finale sulla vittoria. Intanto attenzione perché c'è Tarantino al limite dell'area, Tarantino ancora, la rovesciata di Tarantino e la palla che però si perde oltre la linea di fondo, partita che in questo ultimo quarto d'ora più recupero può ancora dire qualcosa di calcio di punizione che sta per essere battuto da Sei Dita, tocco per Guagliata ma intercetta
Fiorito. E riparte la formazione nero-azzurra, bellissimo il controllo di palla, poi però sbaglia tutto, veramente peccato, ha fatto un'ottima cosa D'Amico. Intanto limite dell'area, attenzione Culotta, serve dietro la palla, l'apertura per Sicilia, pronto al traversone, cerca il dribbling che non gli riesce e sfuma una occasione che era veramente buona per il calcio Sicilia, ha cercato di saltare l'uomo ma non vi è riuscito. 28 i minuti di gioco, punteggio di 2-2. Riepilogando, ricordiamo che all'inizio c'è stato l'avvio nettamente a favore della nerazzurra con l'1-2 di Sposito e Busalacchi, poi Di Maggio aveva accorciato le distanze nella prima frazione di gioco e poi lunga rincorsa nel secondo tempo coronata dal gol di Di Cara, un eurogol da almeno 30 metri. Intanto va a battere Tripi, pallone in aria che Di Paola non ha difficoltà ad agguantare, servendo subito verso Di Maggio. Lo scatto di Di Maggio, supera un avversario, ancora il numero 4, insiste, ha cercato il corridoio per Culotta, poi al limite dell'area tergiversa un po' troppo Sciarabba, sta per favorire l'intervento, palla che termina fuori, rimessa con le mani. Già effettuata la rimessa, lungo pallone a spiovere al limite dell'area, colpo di testa di Nawange, poi al centro ferma palla D'Amico, la cede alla Bua, capisce tutto Guagliata che si spinge davanti, il traversone a cercare Culotta, il colpo di testa di Sciarabba, poi di Nawange, limite dell'area, la Guardera si libera, zona tiro, parte la conclusione, la Guardera e il pallone colpisce la traversa e poi incredibile, veramente incredibile, prima la Guardera ha colpito la traversa con il portiere Leone battuto e poi sulla ribattuta è stato la Barbera che non è riuscito praticamente a porta spalancata a trovare lo spiraglio per battere il portiere Leone, che è rimasto letteralmente esterefatto da tutto quanto è successo, palla che ha colpito la traversa, è schizzata in campo e la Barbera ha mancato forse la più ghiotta delle occasioni per imprimere il vantaggio decisivo a questa partita. Intanto dalla parte opposta, partita sempre apertissima con Tarantino, pallone recuperato da Guagliata che rimette subito in avanti, c'è il buco da parte di Abate, il fallo commesso da Guagliata a centrocampo, calcio di punizione. Ovviamente è un momento delicato quando mancano 10 minuti al termine più recupero, può battere questo calcio di punizione. Pallone che spiove all'interno dell'area, attenzione, c'è il tocco da parte di Sciarabba e l'intervento decisivo di Di Paola che nega il gol del 3-2 alla formazione ospite su questo pallone di calcio di posizione. Intanto Tarantino, anzi Fiorito, traversone all'interno dell'area in grossa ambascia la retroguardia e rivediamo questa occasione con, è stato molto bravo anche Sedita a intervenire con grande freddezza e a spostare al momento la conclusione Sciarabba che ha battuto poi sul portiere Di Paola, pallone che spiove, l'intervento di Paola, pallone smanacciato e cerca di far innescare il contropiede, il lancio è per Culotta ma fa buona guardia, anzi era la Barbera, Nawange che serve e alleggerisce indietro verso il proprio portiere. Siamo al 32esimo minuto di gioco, sempre 2-2 il punteggio. Dalla parte opposta intanto il lancio
la Bua, lancio in profondità, lo verso la recupera e poi la conclusione al volo intelligente da parte di Tarantino, ma palla che termina distante. Intanto altra sostituzione tra le file del calcio Sicilia, entra il numero 14, si tratta di Mandalà. Ed esce Sicilia. Sono tre di Cara, l'autore del gol, Mandalà e La Barbera, i tre giocatori che sono avvicendati nel, tra le fila della squadra di casa. Tenta dalla lunghissima distanza, molto pretenziosa questa conclusione di Culotta, che non è apparso in grande giornata oggi il centravanti, autore, ricordiamo, in occasione della partita col Cedi, un gol veramente spettacolare, una rovesciata spalle alla porta da applausi a scena aperta. Intanto Guagliata, Guagliata insiste, su una personale, va in sovrapposizione, va in dribbling su Abate. Cerca uno scambio La Barbera con Guagliata, la palla termina fuori. 7 minuti più recupero al termine di questa partita molto combattuta. Intanto Guagliata, lo spazio per il traversone che parte, Culotta ha commesso fallo, calcio di punizione battuto dalla nerazzurra con Nawange. Ovviamente partita aperta ancora, qualsiasi risultato, Alesi, uno dei migliori dei suoi, va in recupero su di lui, sei dita. Intervento del direttore di gara che assegna il calcio di punizione in favore del calcio Sicilia. Pallone per Tripi, cerca di cambiare gioco dalla parte opposta dove c'era Fiorito, ma fa buona guardia Guagliata che riesce a prolungare la traiettoria della palla, poi pallone La Barbera mette a terra, cede a Di Cara, lo scambio ancora Guagliata, lungolinea a cercare un compagno, intanto la parte opposta Alesi. Spazza via all'overso, ancora Guagliata in una zona però dove non ci sono maglie nere, e sbaglia anche La Bua dalla parte opposta, una sorta di gioco a rimpiattino tra le due formazioni. Era bello questo passaggio filtrante, però non si fa ingannare la retroguardia nerazzurra. Alessio, 36 minuti di gioco. Intanto vediamo D'Amico, 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 pallone filtrante in aria, ancora lui, è bravissimo, bravo il portiere Di Paola a uscirgli tra i piedi e a sventare una situazione che era veramente pericolosa, perché aveva fatto un'ottima azione la squadra. Intanto attenzione, zona tiro per Di Cara che da quella posizione pochi minuti fa ha lasciato partire veramente un tiro da mortaio. Intanto rivediamo la bellissima azione del numero 10 tutto da solo e l'ottimo intervento anche di Di Paola che si avventa sui piedi sradicandolo da quelli di D'Amico. Intanto c'è la munizione per La Barbera. Calcio di punizione che sta per essere battuto. Intanto vediamo che Mirabella ha chiesto la sostituzione alla panchina, ma evidentemente in queste ultimissime battute si cerca di non scomporre
un po' la compattezza dell'organico, visto che una partita, intanto attenzione, c'è D'Amico, però la posizione irregolare. Intanto sta per entrare un altro forza fresca nel calcio Sigilla, si tratta del numero 15 Canale, che va a rilevare appunto Mirabella. L'avevamo detto che aveva più volte segnalato alla panchina di avere dei problemi fisici, e quindi entra col numero 15 Canale, andando a sostituire tutto questo quando mancano, siamo a meno di 3 minuti al termine, più il recupero. Battuto il calcio di punizione. Sbaglia l'appoggio Mandalà, che poi però si rifà liberandosi di un avversario, ma non del secondo pallone, che viene recuperato dalla formazione nero-azzurra sulla destra con Lesi, che fa proseguire verso Tarantino, che salta netto Guagliata, ancora la conversione al centro, poi un'altra sterzata, il pallone per la Bua, zona tiro, la conclusione della Bua e pallone inchiodato a terra dal portiere Di Paola. Culotta, c'era forse un fallo di mano, l'arbitro non ha fischiato, Di Maggio a cercare lo stesso Culotta in lotta con Sciarabba, tenta di servire dietro verso Sedita, adesso anche con i difensori, il calcio Sicilia all'arma bianca, cerca di attaccare per guadagnare una vittoria in extremis, come già avvenuto con il CEI quando in zona Cesarini arrivò il gol di Mustacciolo. Adesso Di Maggio a spazio, può avanzare ancora Di Maggio, palla al piede, zona tiro, poi cerca l'apertura, il rimpallo favorevole, poi messo giù, ma è come lui che commette fallo e si becca anche l'ammonizione. No, 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 non c'è ammonizione, che Di Maggio appunto era già ammonito, quindi con il numero 16 adesso in campo anche Talilli. Che va a rilevare Culotta. E così tutta la panchina, tranne il secondo portiere, entrata in campo. Intanto Naguanange. Di Maggio per la Barbera, che adesso è andato a occupare la posizione di centravanti che era occupata prima da Culotta. Buon controllo da parte di Di Maggio, lo stop di Lavardera che poi va via sulla fascia, affrontato da Alesi. Pallone che si alza, la Barbera tenta il numero, pallone ancora in area di Cara, Sciarabba, batti e ribatti e poi alla fine la palla finisce per terminare, anzi non vi termina perché c'è il recupero del numero 13, ma ha recuperato ancora il calcio Sicilia di forza con Di Maggio in sovrapposizione con Lavardera, pronto al traversone che Sciarabba ribatte in fallo laterale, rimessa con le mani, il tempo regolamentare intanto è già scaduto, la rimessa con le mani sta per essere effettuata dall'ultimo entrato, si tratta di Talilli. Conclusione senza pretese, siamo già nell'overtime con il punteggio di 2-2, che credo che fotografi comunque una partita sostanzialmente bella, combattuta ma in equilibrio, con un inizio a vantaggio della formazione nerazzurra in gol per 2-0 e poi il recupero del calcio Sicilia che è riuscito a riacciuffare. Intanto attenzione, un pallone al limite pericoloso, colpo di testa intelligente da parte di Seidita,
La palla che termina in fallo laterale con la formazione nerazzurra che resta in zona d'attacco. Ovviamente minuti di apprensione per tutte e due le squadre che ovviamente dopo aver profuso tutte le energie non vogliono rischiare intanto all'interno dell'area di rigore poi la possibilità della conclusione. Riesce in qualche modo a sbrogliare la situazione e quindi a ripartire con Di Maggio. Di Maggio che viene fermato con decisione dall'intervento di Celesia. La palla che termina in fallo laterale, rimessa con le mani, se ne incarica il nuovo entrato Talilli per la Barbera, ma Nawanange con molta calma allontana ancora Di Maggio al limite dell'area, poi la Vardera limite, attenzione, zona tiro, pallone filtrante, non riesce ad agganciarlo in area di rigore Mandala. E quindi dietro il passaggio di Loverso per il portiere Di Paola. Un po' le due squadre sembrano adesso accontentarsi del risultato di parità. Di Paola esce travolgendo anche Guagliata, direttore d'area che fa proseguire forse eccessivamente perché ormai il tempo regolamentare è già scaduto da parecchi minuti. Intanto Tripi avanza, si libera un avversario, ancora Tripi, l'apertura per Fiorito, Tripi ancora, gli sradica il pallone sei dita e può ancora ripartire il calcio Sicilia con il solito Di Maggio che va in avanti inesauribile. Di Maggio si libera ancora, il taglio per il numero 13 di Cara, la conclusione e la parata di Leoni che dice di no alla conclusione di Di Cara, autore del gol del pareggio. Si era liberato con un taglio in area, Di Maggio bravissimo a servirgli, palla sul destro, la conclusione e Leone gli ha chiuso lo specchio della porta proprio in conclusione. Forse ci sarà tempo per questa ultima azione del calcio Sicilia con Di Maggio che noi eleggiamo come migliore in campo in questa partita. Pallone che spiove intanto sul primo palo allontanato, intanto pallone servito ma era terminato in fuorigioco sedita. Dalla parte opposta invece vogliamo considerare il numero 11 Abate come il migliore in campo della formazione nero-azzurra. Pallone che termina fuori, è contestata la rimessa con le mani, alla fine assegnata la formazione nerazzurra. E Di Cara che viene fuori da una mischia con eleganza, subisce anche fallo. In questo istante il fischio finale al direttore di gara, risultato di 2-2 al termine degli 80 minuti. Riepiloghiamo la sequenza dei gol, in vantaggio la formazione di Ciccio Galeotto con Sposito all'ottavo, il raddoppio al 18° di Busalacchi che ha approfittato di un errore difensivo per battere il portiere Di Paola. Poi al 29° ha riaperto la partita Di Maggio con una conclusione, un pallone che dalla lunga distanza, e quindi nel secondo tempo il pareggio di Cara che da circa 30 metri ha lasciato partire un gran bolide che si è infilato nell'incrocio dei pali, nulla ha potuto fare il portiere Leoni per il 2-2 finale. Adesso